Buonasera cari telespettatori, questa sera siamo in compagnia del prefetto di Caserta, dottor Raffaele Luberto. Come sta, signor prefetto? Personalmente bene, grazie, anche se naturalmente ci difendiamo, ecco. Per il resto la situazione è sotto gli occhi di tutti. Certamente, è un periodo difficilissimo, veramente difficile. Io la tolgo, la levo la mascherina, lei faccia come crede. Ecco, la prefettura di Caserta come ha risposto, diciamo, alla pandemia? È un fenomeno che ci ha colpito all'improvviso, ci ha colpito ma in tutto, soprattutto nelle nostre abitudini, nei nostri usi, nei nostri costumi. Non ci possiamo abbracciare, non possiamo baciarci, le due formule obbligatorie, mascherine e distanziamento sociale. La mascherina ce l'abbiamo, il distanziamento sociale ce l'abbiamo, quindi siamo a posto. Volevo sapere da lei come ha gestito la prefettura. Gli inizi devono essere stati terribili e quali le decisioni più difficili che ha dovuto prendere? Sì, allora approfitto a togliere la mascherina, così parlo meglio e mi possono ascoltare meglio i telespettatori, ai quali rivolgo veramente un caloroso buongiorno. La tolgo perché le mascherine sono utilissime, sono indispensabili, ma in questo caso c'è un opportuno distanziamento anche molto più ampio di quello che è previsto dalle norme e allora possiamo permetterci il lusso di, diciamo, di favorire, La diciamo, parola. la parola, ecco, la E poi parola. vediamo che è un bel prefetto e quindi vale la pena vedere senza mascherina. Grazie, molto troppo gentile. Allora. Allora, la prefettura ha vissuto in prima persona questa emergenza, sin dall'inizio. E gli inizi sono stati sicuramente i più duri, perché nessuno era abituato naturalmente a livello di organi di governo, sia centrali sia locali, a gestire una situazione di carattere generale sotto pandemia. L'attività della prefettura e l'attività del prefetto, svolta in prima persona, più di altre attività, è perché naturalmente impone la responsabilità precisa, diretta del prefetto, in un'attività di coordinamento, di raccordo, che è stata quanto mai necessaria all'inizio. Questa è stata la cosa più importante e più impegnativa, perché vedete, c'erano naturalmente i primi provvedimenti del governo centrale, c'erano le regioni che adottavano le loro ordinanze, c'erano i sindaci che a loro volta adottavano ordinanze contingibili e urgenti in ambito comunale, e il rischio era all'inizio che queste tre componenti non fossero ben raccordate tra di loro. Da qui la necessaria attività del prefetto, quindi che io ho svolto in prima persona, anche perché negli uffici abbiamo dovuto favorire il lavoro agile e quindi abbiamo opportunamente ridotto le presenze. Quindi in prima persona io, collegandomi al telefono, con le mail, con i messaggi anche di WhatsApp che servono oggi per lavorare correntemente, ho praticamente tessuto questa rete di rapporti tra governo centrale, governo regionale e sindaci perché alla fine l'obiettivo fosse comune e quello di tutelare la popolazione dalla pandemia. Poi, dopo il primo mese che è stato molto duro sotto questo aspetto, il meccanismo si è in un certo senso oleato, per cui anche le disposizioni del governo centrale attraverso i DPCM hanno chiarito che le regioni potevano adottare ordinanze eventualmente più restrittive e quindi tutto è stato ricondotto ad omogeneità. E anche con i sindaci, l'interlocuzione a tre, pure con la regione, e abbiamo fatto sì che magari qualcuno in buona fede non partisse, come si suol dire, per la tangente e adottasse provvedimenti che poi erano poco, diciamo, Consoli. più che consoni, diciamo, poco utili in definitiva e anche sotto un profilo della legittimità un po' borderline, perché qualche ordinanza di questo genere in qualche comune è stata adottata, naturalmente dai sindaci in buona fede che cercavano di fare qualsiasi cosa fosse possibile per allentare questa morsa della pandemia. Quindi è stato un periodo difficile, tuttora continua
continua a essere tale, perché tra l'altro siamo investiti, in base alle ultime disposizioni del governo, di garantire il ritorno a scuola ordinato, raccordando gli ingressi delle scuole con gli orari dei trasporti pubblici locali, che, ricordiamolo, dovranno funzionare al 50%, mentre le scuole dovranno essere frequentate al 75%. E allora abbiamo già da più di una settimana istituito un tavolo in prefettura con le varie componenti, con la regione, con i trasporti locali, con il provveditorato agli studi, e lavoreremo anche durante le feste per poter garantire alla collettività un ordinato rientro a scuola il 7 gennaio. Quindi è stato un bel lavoro di coordinamento, insomma, non indifferente. Sì. Signor Prefetto, noi sappiamo, lo diciamo ai nostri telespettatori, lo ricordiamo, che il Prefetto è autorità provinciale di pubblica sicurezza e come tale è responsabile della sicurezza e dell'ordine pubblico. Ordine e sicurezza pubblico, e in questo periodo di pandemia è stato messo, diciamo, veramente a dura prova. Lo sappiamo tutti quello che è successo nelle città, tante città, tanti cittadini, tanti negozianti volevano diciamo, mostrare il loro disappunto, le loro doglianze al governo, volevano farlo in maniera, diciamo, tranquilla, e tanti sono state, diciamo, le manifestazioni, ma come a Napoli per esempio si sono intrufolati tanti, e abbiamo visto a Napoli, una città messa a ferro e fuoco, sono intrufolati camorristi, hooligans da stadio, ecco, destra eversiva, gruppi anarco-insurrezionalisti. Ora, questo è successo non solo a Napoli, ma a Roma, a Salerno, a Milano, a Torino, anche in Puglia, lei è pugliese, e a Bari lo stesso. Ecco, a Napoli è stata veramente una rivolta pazzesca. La DDA sta indagando, molti ne ha già arrestati, altri ne arresterà, tutti questi dovranno rispondere dell'articolo 419, che è un reato contro l'ordine pubblico, quindi devono rispondere di devastazione e saccheggio, e anche qui scontri con la polizia, guardia di finanza, carabinieri, insomma le forze dell'ordine. Ma per fortuna Caserta non ha fatto registrare fenomeni esasperati come quelli che si sono verificati nelle grandi aree urbane. Qualche manifestazione c'è stata, ma diciamo ricondotta in un ambito civile, ma più che sottotono, civile, di democratica manifestazione di protesta, ecco, senza eccessi. E anche le strumentalizzazioni non si sono verificate, perché poi di questo si tratta, vedete, lo dico non soltanto da cittadino lettore dei giornali, ma anche da prefetto che ha ricevuto opportune direttive dal Ministero dell'Interno, delle circolari con cui è stata richiamata l'attenzione dei prefetti e anche dei questori circa i rischi di strumentalizzazione e di infiltrazioni da parte di soggetti estranei in queste manifestazioni, che nascevano come manifestazioni dei commercianti. A Caserta se ne è svolta una in particolare, però si è conclusa senza disordini. Il problema è questo, certamente ci sono situazioni di grosso disagio, perché questa pandemia comporta anche, mi rendo conto, dei forti contraccolpi sull'economia. Ci sono fasce sociali veramente... Che sono distrutte, è a rischio sopravvivenza. Veramente a rischio sopravvivenza, e quindi è facile far leva sul disagio della gente per poter poi portare acqua al mulino di chi vuole creare puramente e semplicemente disordine. Ma questo è stato sempre così, la criminalità organizzata specialmente. Però devo dire ha sempre seguito i terremoti, alluvioni, la crisi della spazzatura, dei rifiuti, ha sempre approfittato. Però alla mi sembra facile, che dico io, in più di un'occasione, non a Caserta dove non si sono verificati questi episodi, ma anche altrove, a un certo punto anche la categoria dei commercianti, quando ha capito che rischiava di essere strumentalizzata se un attimo tirata indietro, e ha lasciato che il campo fosse occupato semplicemente dai professionisti del disordine, in modo da renderli più individuabili. Ecco, più visibili. In queste, diciamo, queste rivolte compaiono sempre più armi, ma anche quando i carabinieri, polizia, guardia di finanza vanno a fare dei sopralluoghi nelle case, magari per droga, trovano non solo piante di droga belle fiorite, ma trovano anche armi. Questo fatto è un po' preoccupante.
e secondo la DDA di Napoli la Camorra non solo traffica in armi in Africa, ma fa reclutamento di mercenari in Somalia. Ecco, si tratta di un traffico pericoloso per il terrorismo, quindi va tenuto d'occhio. Ecco, e traffico d'armi anche proveniente dall'Australia che arriva a Napoli, questi per rifornire la Camorra. E quindi bisogna tenere sotto controllo la Camorra anche per questo motivo di terrorismo internazionale, giusto? Ma io non ho conoscenza diretta delle interconnessioni tra l'attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche, quindi lo prendo come una notizia giornalistica ciò che lei mi riferisce, però può essere verosimile perché naturalmente la criminalità organizzata ha bisogno continuo di rifornirsi di armi, anche le più moderne, le più efficienti. E se a rifornirle sono organizzazioni terroristiche, può verificarsi, può essere anche che abbiano attivato determinati canali. Una spia. Sì, certo questo giro di armi a cui lei fa riferimento, cioè queste tante armi in giro, come le dice risulta. Lei, no, e sono armi che circolano in circuiti illegali ovviamente, perché se parliamo invece del circuito legale, veramente insomma, le armi legittimamente possedute dai cittadini sono veramente poche, io mi sono insomma, premurato di portare qualche dato. No, ma nelle perquisizioni di appartamento trovano pure sì. Armi da guerra, eh? Certo. Ci vuole poco a diventare arma da guerra. Già la calibro 9, la pistola calibro 9 è già un'arma da guerra. Si parla di armi da guerra, della prima e seconda guerra. È chiaramente un circuito illegale. Perché il circuito legale veramente fa segnare, fa registrare numeri assolutamente contenuti. Noi abbiamo appena nel 2020 64 rinnovi di porti d'arma e 10 nuovi rilasci, figuriamoci. Se consideriamo addirittura il 2019, appena l'anno prima, i rinnovi erano 111, quindi si sono dimezzati. Significa che alla metà degli aventi diritto dell'anno scorso noi non abbiamo rinnovato il porto d'armi, quindi tendiamo a farne circolare sempre di meno. Che almeno circoli meno le armi legittimamente possedute. Certamente. Signor Prefetto, un altro fenomeno che in pandemia si è avuto tantissime rivolte nelle carceri, perché le carceri, è stato all'inizio soprattutto il governo, la prima cosa doveva badare a che questo Covid non si diffondesse nelle carceri, perché affollate come sono sarebbe stata un'ecatombe. Quindi la prima cosa ha chiuso i dialoghi tra i detenuti e i familiari. Ecco, apri di cielo, perché i detenuti sono insorti, le rivolte che sono capitate e successe nelle carceri di tutta Italia, certe volte dal 7 al 9 marzo, pure in contemporanea, tant'è vero che si è pensato a una regia comune per tutti quanti. Fatto sta che insomma questo poi ha dato luogo anche a un altro fenomeno negativissimo, il fatto della fuoriuscita dei boss, che diciamo anche quelli bisognava sopra attenzionare, soprattutto quelli che sì sono al 41 bis ma hanno malattie pregresse e si sono mandati ai domiciliari. E queste cose non è piaciuta a molti, ecco, neanche a me veramente, anche perché polizia, carabinieri, i magistrati fanno tanto per metterli dentro e poi uscire fuori, un Pasquale Zaccaria, tanto per dire, è stato 5 mesi fuori ai domiciliari nel Bresciano e diciamo, è stato lì diciamo, libero. Libero, la paura di tutti è stata che potessero riallacciare amicizie vecchie, amicizie che si erano tagliate con gli arresti. Ecco, non vorremmo, io penso per prima, che si verificasse nella seconda ondata di pandemia la stessa cosa. Il ministro Bonafede ha detto che no, se andranno ai domiciliari andranno solo i detenuti con una pena inferiore ai 18 mesi e con i braccialetti. Ma io dico, quali braccialetti? I braccialetti, io dico sempre, costano più i braccialetti di Cartier, più di quelli, e non ci sono soldi. E quindi sono, diciamo, ai fini di svuotare le carceri. Signor Prefetto, è un fatto antico, amnistia no, indulto no, le carceri nuove no perché non ci sono soldi. È un problema che va risolto. Come si risolve? Allora, naturalmente esprimo una opinione personale, Perché lei è un saggio.
Ma non, grazie del fatto che mi attribuisce questa saggezza di No, fondo. è vero. Però, vede, la problematica delle carceri, del sovraffollamento, del Covid, è una problematica molto complessa, diciamo, caratterizzata e connotata da tante sfaccettature. Un dato oggettivo è che, naturalmente, la pandemia non si ferma alle porte del carcere. E il carcere è un microcosmo nel cui ambito sicuramente si può diffondere il Covid-19 non solo tra i detenuti, ma anche tra gli agenti di polizia penitenziaria, anche tra i funzionari. Non, abbiamo avuto anche dei direttori, insomma, purtroppo colpiti anche loro dalla pandemia. Quindi questo dato è oggettivo. Però dobbiamo fare attenzione a livello generale, dico, non parlo io di me e di lei naturalmente, dobbiamo fare attenzione a livello di opinione pubblica a non far convergere su questo problema della pandemia nelle carceri tutte le problematiche tuttora insolute che riguardano le strutture carcerarie e la popolazione carceraria. In che senso? Voglio dire, l'Italia è un paese democratico che ha delle leggi che sono ispirate ai principi di democrazia. E quindi non si tratta di essere garantisti o giustizialisti, si tratta di rispettare le leggi. Certo. Allora, ci sono delle norme, se a un certo punto diciamo, degli organi giurisdizionali decidono che delle persone debbano andare fuori o debbano stare dentro, avranno le loro buone ragioni. E lo faranno non sulla base di un'opinione personale, ma sulla base di quelle che sono le norme vigenti. Quindi dobbiamo abituarci, se non lo siamo già, a rispettare le sentenze e i provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Questo sotto un certo punto di vista, sotto un certo profilo. Che siano carenti, diciamo, l'edilizia carceraria non sia sufficiente a garantire, diciamo, l'ospitalità di tutte le persone detenute, è un altro conto, è un altro discorso. Ora, la questione dei colloqui, io immagino, e non esprimo giudizio sotto questo aspetto, me ne guardo bene, però bisogna fare anche attenzione a che il virus non provenga dall'esterno, perché già quello è un microcosmo nel quale se si diffonde con una pervasività maggiore che altrove. Se Certo. poi diamo occasione che altre persone da fuori possano portare il virus, diventa un problema ancora più grosso. Quindi Certo. bisogna anche fare un po' di necessità e virtù, ci vuole comprensione. Ecco perché dico, facciamo attenzione a non caricare di troppi problemi, perché poi ci sono le richieste che provengono ovviamente dalla popolazione detenuta, che riguardano l'amnistia, l'indulto, e allora c'è l'attitudine particolare in questo periodo a sovraccaricare una problematica già di per sé Questo è complessa. vero, ma il fatto che quando una cosa non va e c'è la crisi, si accentua. Certo, Si certamente. accentua. E la stessa cosa della sanità. Molti investimenti non si sono fatti. I soldi sempre a togliere alla sanità. Io l'ultima volta che parlai con il rettore dell'università, Paolizio, che era un medico, Sì. è bravissimo, è geriatra, è bravissimo. E disse, dottoressa, e ci hanno tolto altri soldi. E poi dopo, vede, è un problema negativo, Poi la però quando ricerca ne soffre in particolare. la ricerca ne soffre Sì. e tolgono sempre soldi alla sanità. E poi ci troviamo nel momento critico, in situazioni. A me le carceri mi fanno proprio, diciamo, un che, o forse sarà particolarmente sensibile. Pensi che ho letto a Poggio Reale, che è il carcere più, diciamo, pieno, diciamo, È di più popoloso detenuti d'Italia. Quantomeno d'Europa. in Italia è più popoloso Poggio Reale. È più popoloso, c'è al padiglione, mi pare, padiglione Roma, perché io seguo molto questo fatto del carcere, poi dopo le dirò un altro particolare della cosa di Santa Maria. In un padiglione ho scoperto, un padiglione Roma, alla cella 55, ci sono 14 detenuti in 20 metri quadri, quando la Cassazione dice che ogni detenuto deve avere calpestabile 3 metri quadrati. Ergo, si diceva anticamente, nella cella 55 si stanno seduti
in maniera alternativa, uno si riposa, uno si alza, uno si non è possibile. No. Io dico sempre, il detenuto deve pagare per il reato che compie, certo, non per altro. A tal proposito faccio i complimenti a lei, faccio i complimenti alla dottoressa Casella, perché la dottoressa Casella mi ha dato notizia che oggi si è firmato l'accordo per la condotta idraulica, finalmente, dopo più di 25 anni, a Santa Maria Capo Vetere, il carcere di Santa Maria Capo Vetere, che è super affollato. Quindi la ringrazio a nome di tutti, ringrazio la dottoressa Casella, con la quale ne ho parlato il 22 ottobre. Dopo due mesi è arrivato questo miracolo, certamente. C'era tanto lavoro dietro, però. Beh, io posso essere più aggiornato, nel senso che in particolare a gennaio inizieranno i lavori per la realizzazione della condotta al carcere che collega. Che è collegherà più di 25 anni, signor prefetto. È una, sì, è una storia vecchia questa. E grazie, insomma, al contributo, al concorso, alla forte volontà di tutte le istituzioni, finalmente siamo arrivati in dirittura finale, in dirittura d'arrivo. Il sindaco di Santa Maria Capo Vetere mi ha comunicato per telefono due giorni fa proprio questa bella notizia, che a gennaio iniziano i lavori. E certo. E noi ogni volta, ogni anno, sentivo il dovere di riunirci in Comitato Ordine e Sicurezza alla vigilia dell'estate, perché affrontare la stagione calda in quelle condizioni era sempre un problema che poteva diventare di ordine pubblico. I cittadini lo sanno, acqua razionata, perché si prende dai pozzi, si sanifica e poi è razionata. Sì. E poi hanno lo stir sotto vicino, l'impianto di tritovagliatura. Di fronte, quindi poca acqua e quello lezzo pazzesco che, insomma, non si sente. Il lezzo dello stir non lo so se sia tutto derivante dallo stir o non so se neppure in parte sia derivante, perché su questo anche l'ARPA è stata in passato molto attiva, ha fatto delle rilevazioni. Bisogna vedere bene, ecco, non dobbiamo prenderlo per luogo comune. Ecco. Fatto sta che comunque la situazione di quel carcere, che è un carcere importante, quello di Santa Maria Capo Vetere, è un carcere grande, eppure quello abbastanza popoloso, non come Poggio Reale, però è un carcere grande, e necessariamente doveva essere provvisto di questa condotta idrica. Certamente. Perché ha ragione lei, un paese civile si distingue proprio per questo, perché garantisce in regime di piena dignità l'espiazione della pena. Certamente. E solo così si può favorire anche la rieducazione, che poi è l'obiettivo previsto dalla Costituzione. Sì, perché lo Stato deve non solo punire, ma deve rieducare. Ma come si fa a rieducare con quella folla che c'è, certo, e non ci sono psicologi? Insomma, è tutto. Certo. Però, insomma, questo fatto dell'acqua, anche la dottoressa Casella, in grandi considerazioni, io la chiamo Lady di Ferro, perché le voglio bene. Molto impegnata. È molto impegnata. E quindi ringraziamo tutte le istituzioni. Dunque, due settimane fa ho parlato con il direttore dell'ASL di Caserta, il quale ha detto che ha partecipato molte volte al suo comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Sì. Lei è precisissimo, mi pare che ogni settimana lo... Nel periodo pieno della pandemia ogni noi ci siamo... A giorni alterni ci siamo riuniti, è proprio per avere il polso della situazione. Ogni volta c'era il direttore generale dell'ASL, io lo invitavo perché volevamo essere tenuti al corrente di come evolveva. Adesso insomma ci riuniamo periodicamente. Allora, il comitato si riunisce mediamente due volte a settimana, affrontiamo ogni 10 giorni circa il problema pandemia. Certo, e quindi dice che tutte le istituzioni hanno partecipato, mi ha raccontato degli ospedali che accolgono i malati di Covid, che sono Maddaloni, Santa Maria Capo Vetere e Caserta. Sì. Per aiutare gli ospedali hanno costruito, si sono montate quelle tensostrutture, quella specie di campeggi, quelle tende da campeggio militare. Per favorire il triage. Nei pronto soccorso. Per alleviare i pronto soccorso. Certo. Però dice non l'hanno usato ancora, e quindi è una cosa buona. Che io sappia, qualche volta è stato usato. È stato usato. Sì. E anche buono quelle postazioni drive-in per il tampone rapido. Sì, quello è stato un grande aiuto. Sì.
E insomma, dunque, occorreva una figura diversa. Lei non so se ha saputo, questa è una cosa che esula dall'intervista. A capo del sistema sanitario regionale della Reggio Calabria c'è andato il questore Longo. Lei sì, l'ha conosciuto? Sì, l'ho conosciuto, sì. E il questore Longo, lo ricordo, voi lo ricordate? Il questore Longo è stato qua, mi pare, nel 2008, al tempo periodo di fuoco, della strage di Setola, dei Ganesi, e fu inaugurato il sistema Caserta. Il modello Caserta. Sì. È il modello Caserta che ha avuto grandissimo successo. Sì. E il questore è stato nominato anche prefetto. È stato prefetto di Vibo Valentia. Sì, lui è un profondo conoscitore della realtà calabrese, perché è stato questore a Reggio Calabria, anche dopo essere stato questore a Caserta. Io l'ho conosciuto in quell'occasione. Bravissimo. Sì. È proprio dedicato dalla mattina alla sera proprio a prendere i criminali, non vedeva altro, e a lui si deve l'arresto dei latitanti Iovine e Zagaria e soprattutto quel Francesco Schiavone detto Sannoca, se lo ricorda. E quando gli ho telefonato per fargli gli auguri, gli ho ricordato che nelle interviste gli nominavo sempre il Liotru. Un liotru sarebbe l'elefante. Ah sì, a Catania. A Catania. Loro sono patiti del... Io sono scaramantica e quindi gli ha fatto effetto l'elefante. Allora, la criminalità organizzata fa impresa, è diventata imprenditrice, quindi non usa più il pizzo, la violenza, usa la corruzione. Cantone, prima di andare via dall'ANAC, adesso è procuratore capo a Perugia, ci ha annunciato, ci ha detto, guardate che la corruzione non si fa più con il mezzo dei soldi, diciamo, il dotto adesso non so più i soldi, ma i favori, ti si trova il posto di lavoro alla moglie, al compagno, alla compagna, i gioielli. Le forniture, i viaggi esotici. E compagnia bella. E quindi in questo periodo di pandemia sta facendo ancora più affari di impresa, perché molto spesso la troviamo dietro l'usura, e l'usura non ci sono soldi, molti cittadini, molti imprenditori finiscono nella rete degli usurai, e quindi questi prelevano pure quel poco perché gli usurati non riescono a pagare i tassi di interesse. Certo, ma vede, dottoressa, che le mafie, non la mafia soltanto, le mafie, quindi la criminalità organizzata, sia diventata impresa nelle sue forme più strutturate, è un dato storicamente ormai acquisito, è un po' di anni a questa parte. E se guardiamo al nostro territorio, purtroppo la provincia di Caserta è sotto questo aspetto più avanti, in senso negativo, sì. Perché le organizzazioni criminali casertane, prima di altre, si sono orientate verso prima il riciclaggio e poi il reinvestimento dei capitali illecitamente acquisiti, anche con investimenti all'estero. Questo che io riferisco sono dati di fatto accertati dalle inchieste giudiziarie, ormai pubbliche, non in una fase istruttoria di cui non sono neanche legittimato a conoscere i particolari. Io ho richiamato più volte l'attenzione perché naturalmente diventa una criminalità organizzata di colletti bianchi che si avvale di consulenti, di professionisti, di facce presentabili, e quindi non c'è più il mafioso con la coppola, ma c'è magari una persona accattivante dal suo modo di fare accattivante. Sono 2 anni circa che non si spara, almeno per quanto concerne le lotte di mafia in provincia di Caserta. E questo la dice lunga, non significa che noi stiamo meglio, significa che è stata cambiata anche la strategia, al netto dell'importanza che hanno avuto le inchieste giudiziarie, l'impegno delle forze di polizia, quotidiano, instancabile, per cui sono assicurati alle patrie galere tutti i vertici delle varie organizzazioni criminali. E questa è una cosa molto importante, ma c'è questa fortissima capacità di mutare pelle e quindi camaleontica, e quindi questa capacità di perpetuarsi nelle nuove generazioni, che naturalmente hanno studiato, non sono più quelli ignoranti di un tempo, e che sono capaci appunto di
estendere la sfera di influenza in vari settori dell'attività economica. E questo è un fatto molto preoccupante perché tende anche ad inquinare l'economia sana, in quanto è ovvio che, faccio un esempio, se un'impresa è foraggiata con capitali illeciti e si pone sul mercato in un momento di crisi, la crisi la subiranno le imprese sane, che magari hanno bisogno di guardare il bilancio. Ma se lei come impresa mafiosa, chiamiamola così, può usufruire di capitali ingenti che riforniscono continuamente questa attività, è chiaro che la concorrenza diventa sleale. Cioè loro prosperano e l'imprenditore sano si trova in difficoltà. Ecco perché occorre veramente la collaborazione non solo di tutte le istituzioni, ma anche dei settori importanti, della classe imprenditoriale, dei lavoratori, delle organizzazioni sindacali, perché si possa fare fronte comune e veramente, diciamo, combattere con questa attività che è sempre più pervicace e pervasiva. Per quanto riguarda l'usura, io approfitto di questo mezzo mediatico per lanciare un appello. Non è possibile che in provincia di Caserta noi registriamo soltanto 4 denunce di usura all'anno. Sono 3 anni a questa parte che si registrano 4 denunce. Viene da sorridere amaramente al pensiero che possano essere soltanto 4 le vittime di usura. Sono molti di più. Sono molti di più. Allora lei ha fatto riferimento alla pandemia. Abbiamo ricevuto anche delle circolari in tal senso, ci sono dei rapporti, la Guardia di Finanza è molto attiva. A Caserta è stato stipulato un protocollo con la Guardia di Finanza e con la Camera di Commercio per usufruire di alcune banche dati speciali, perché si stanno, diciamo, accendendo i riflettori su questa area così grigia. Perché purtroppo gli usurati non denunciano, non parlano. Ma è nulla di improbabile che la criminalità organizzata approfitti anche di questo momento di difficoltà, certo, certo. Perché dare il denaro a usura da parte della criminalità organizzata, reato. Lasciamo stare gli usurai individualmente presi, così. I cravattari di tradizione, ma se la provenienza di questo denaro è quello della criminalità organizzata, questa è un'opera di riciclaggio. Certo. E in questa maniera si ricicla il denaro sporco, perché se ne perde, diciamo, se ne smarrisce l'origine illecita, certo. Prestandola a privati cittadini. Quindi questo è veramente, io lancio un appello perché si possa rialzare la testa. Io sono convinto che tanti settori della popolazione soffrono questo, sì, deprecabile e terribile fenomeno. Tenete presente che gli uffici di polizia, le caserme dei carabinieri, della Guardia di Finanza sono a disposizione dei cittadini e oggi come oggi l'ordinamento ha gli strumenti per proteggere questi cittadini da quelle che possono essere le ritorsioni di questi delinquenti. Denunciate. È vero, l'usura è proprio sommersa, è sommersa, sì. Ma adesso quella... Più qui che altrove. Sì, quello che lei ha nominato è quel protocollo con il procuratore Troncone, che me ne ha parlato, anche, sì, sì, che sì, c'era, sì, lei, la Guardia di Finanza e la Camera di Commercio. Sì. E la Camera di Commercio ha messo a disposizione anche un numero di telefono per queste, sì, cose. Numero verde. Perché la Camera di Commercio, ma tanti anni fa, lei, non avevamo ancora il piacere di averla tra noi, organizzò un camper della legalità, un camper contro racket e usura, e non ci andava nessuno. E non ebbe proprio E allora purtroppo successo. Dobbiamo guardare in faccia la realtà. Questo numero verde, attivato da alcuni mesi, sì, non ha ricevuto ancora telefonate. Hai visto? E siamo le solite. Se no, è una cosa terribile. C'è un velo, una coltre di omertà, sì, paurosa. L'omertà, oggi l'omertà, si dice, non è più, si è sempre detto, non è più della criminalità, è pure dei semplici cittadini. Lo so, però abbiate fiducia, gli strumenti ci sono per difendervi. Perciò, ripeto ancora una volta, per la terza volta, denunciate. Sì, è un buon invito, perché si finisce strozzati e si perde anche quel poco. Perché chi va dall'usuraio, chi è in difficoltà... Non ne esci più. Non ne esci più, perde perché pure i tassi quel poco. Sono insostenibili. Non ne vieni fuori più. Non si può far onorare, come si dice, gli interessi così alti. Se uno avesse quegli interessi non andrebbe dall'usuraio. Certamente. È giusto. Allora, signor Prefetto, come stiamo messi con i roghi? Che situazione, sì, ci sta?
perché io le dico, i criminali dell'ambiente continuano a risolvere il problema dei rifiuti con l'interramento. L'interramento e poi sopra ci si coltiva oppure con i roghi. I roghi, nel 2015 fu fatta quella legge sugli ecoreati, ma in realtà non ha fatto granché, penso io, perché si deve prendere la persona diciamo in flagranza di reato e quando si prende? Cioè si deve prendere, cogliere la persona che appicca il fuoco. Forse qualche cosa potrebbe fare quella cosa consigliata dal Ministro dell'Interno, quell'arresto differenziato, quello che si usa pure negli stadi, che in modo che si hanno la telecamera, sempre che ci sia la telecamera e che funzioni, si hanno 48 ore di tempo per denunciare colui che la telecamera ha ripreso. Quindi, insomma, anche questo è una cosa irrisolta. Le vorrei chiedere, senza parlare delle bonifiche, perché ci vorrebbe una trasmissione a parte, i roghi quanto aumentano i costi delle bonifiche? Beh, i costi non sono i roghi che aumentano i costi delle bonifiche, è lo sversamento illecito. Allora, sui roghi io voglio fare questo focus, col vostro consenso. Il problema della cosiddetta terra dei fuochi, che poi dal punto di vista formale interessa un'area della provincia di Caserta e un'area della provincia di Napoli, ma è un fenomeno più Napoli diffuso. Nord, sarebbe. Napoli Nord e Caserta Sud, ma è un fenomeno ancora più diffuso di quello che è il perimetro della cosiddetta terra dei fuochi. È dovuto essenzialmente, secondo le nostre analisi, a due tipi di problematiche. Uno, l'incendio delle scorie di lavorazione. Bravo. Perché vengono incendiate? Perché molto spesso si tratta di lavorazioni in nero, in tutto o in parte, e quindi lo smaltimento, oltre che essere costoso, è uno smaltimento che espone a rischio chi effettua queste lavorazioni certo, in nero. L'azienda sia a nero, pure gli scarti sono a nero. Esattamente. E l'altro fenomeno, purtroppo, è un fenomeno di incuria, di maleducazione, di inciviltà, ed è quello del rilascio, per dire, dello sversamento di rifiuti solidi urbani ai bordi delle strade. Questo fenomeno, paradossalmente, è ancora più difficile da combattere, perché mentre sul fenomeno dei roghi c'è una figura appositamente incaricata, che è un viceprefetto che si occupa tutti i giorni presso la prefettura di Napoli, ma non appartiene né alla prefettura di Napoli né alla prefettura di Caserta, è nominato dal Ministero dell'Interno, del coordinamento delle attività. È bravissimo quello, non mi ricordo come si chiama. Attualmente è il dottor Romano. Prima era il dottor Iorio. È Iorio. Sì. E quindi, nell'ambito di questa attività, immaginate che quest'anno ci sono stati 1.332 pattugliamenti su 365 giorni. E per fortuna il fenomeno dei roghi è diminuito di oltre il 50% nell'ultimo anno. Invece il problema dello sversamento ai bordi delle strade è un problema più difficile da affrontare, perché i comuni non hanno risorse, perché molto spesso dal punto di vista psicologico viene visto dall'opinione pubblica o dagli amministratori come un male, non dico necessario, ma di fronte al quale non si può fare granché. E quindi occorre, ma su questo c'è una, diciamo, ci sono state delle riunioni con il prefetto di Napoli, con me, con l'incaricato, anche con il ministro dell'Ambiente Costa, proprio per veicolare verso i comuni alcuni fondi, pure del Ministero dell'Ambiente, per incentivare la raccolta di questi sversamenti e anche l'attivazione di sistemi di videosorveglianza, perché pure questo è importante, in maniera che possa essere intercettati anche il singolo cittadino che maleducatamente va a portare la busta dell'immondizia in campagna. Un qualche dato, perché è interessante. Allora, soltanto nel trimestre estivo i pattugliamenti in provincia di Caserta sono stati 232. E, allora, per quanto riguarda la provincia di Caserta, quindi l'incremento dei pattugliamenti è stato del 50% rispetto allo scorso anno. E poi i roghi sono diminuiti, per esempio se prendiamo l'ultimo mese, il penultimo mese, quello di ottobre,
abbiamo avuto 60 roghi nel 2019, 17 nel 2020, quindi c'è un netto abbattimento. Questo è frutto sicuramente dell'attività di controllo, che impiega tutti i giorni i militari dell'esercito e anche azioni coordinate con le forze di polizia e con le polizie municipali. Complessivamente i roghi in provincia di Caserta sono stati, io ho parlato di ottobre, ma adesso parlo di tutto l'anno, 479 nel 2019 e 188 nel 2020 finora. Quindi sono è incoraggiante questo trend, diciamo, positivo di contenimento del fenomeno. Perché io mi ricordo, tanto si è parlato di questi roghi della Terra dei Fuochi, se lo ricordo quel protocollo nel 2018, che vennero 2018. Proprio da lei, sette ministri, ci fu Caserta blindata, e questo protocollo d'intesa, diciamo, per la Terra dei Fuochi, insomma. L'impegno c'è. L'impegno ci sta. Dunque, il 13 dicembre, per chi è religioso lo sa, è terza domenica d'Avvento, è stata celebrata a Caserta la giornata per le vittime del dovere. Sì. E quindi si è celebrata nel Duomo di Caserta la messa, e il Vescovo D'Alise purtroppo è venuto a mancare per Covid. Io ancora non me ne rendo conto, per me era un fratello, guardi, nel giro di una settimana... guardi, è stata una tragedia. Comunque questa manifestazione l'aveva voluta tanto tempo fa il Vescovo Farina, che era primo c'era stato di D'Alise. Dunque, evento organizzato dall'Associazione Vittime del Dovere, Associazione Nazionale Polizia di Stato, e quindi riferimento il questore, che è passato da dirigente superiore a dirigente generale. Ecco, è diventato più importante, si dà le aree o no? No, il questore è una persona modesta, è una persona comune, che non è invece comune nel suo impegno, perché è vero, veramente si dedica anima e corpo al suo lavoro. È vero, è bravissimo, io gli voglio bene, quando lo intervisterò mi renderò conto se si dà le aree o no. Il suo mantra è: ognuno deve fare la sua parte, questo è il suo, e mi pare che pure sia il suo. Sì. È così, perché guardi, non ci sono geni. Allora, una persona da sola non può fare più di tanto. Certo. C'è sempre una squadra che lavora. Certo. C'è una bella espressione del famoso Julio Velasco, che è stato allenatore della squadra di pallavolo nazionale, oltre è un coach molto famoso, che dice a un certo punto... e mi piace richiamarlo, perché i prefetti vengono, diciamo, appellati come eccellenze qualche volta, eccellenza. No? Lo dice eccellenza. La prima volta che io feci le rivolse l'intervista, dissi: io la chiamerò eccellenza, perché anticamente così si usava. Sì. Eccellenza. Allora, Julio Velasco, a proposito delle eccellenze sportive, ha detto: l'eccellenza non è una persona, l'eccellenza è una squadra. È vero. Allora, dietro una persona, per quanto bravo possa essere, c'è un gioco di squadra, perché ognuno fa il suo. A livello istituzionale, noi prefetti abbiamo un compito principale, che è quello proprio della stessitura delle relazioni istituzionali. Noi dobbiamo mettere attorno ad un tavolo e far ragionare e fare andare avanti su comuni obiettivi le istituzioni. Questo è il nostro principale compito. La collaborazione. È un lavoro difficile, però è un lavoro che dà anche soddisfazioni, perché poi... Perché è difficile? Perché ognuno ha la sua autorevolezza nel proprio campo, però deve fare a un certo punto un passo indietro, deve mediare qualcosa per poter raggiungere un obiettivo comune, e deve quindi dare spazio anche a qualcun altro. Certo. E tutti insieme dobbiamo lavorare nel comune obiettivo. L'obiettivo. Un altro obiettivo bellissimo sarebbe vincere la criminalità organizzata, soprattutto la mafia. Non so, non mi ricordo chi è che lo disse, ma penso procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Cafiero De Raho, disse: la mafia, se uno vuole, si può eliminare in due mesi, però bisogna mettersi, diciamo, tutti insieme, non uno sì, uno no, insomma, tutti insieme ci si riesce. Signor Prefetto, il bilancio di quest'anno per lei com'è? Beh, il bilancio per quanto riguarda il mio ufficio è positivo, nel senso che l'ufficio ha lavorato nonostante il Covid, e abbiamo cercato di assicurare una presenza non simbolica ma effettiva, e lo dimostrano i numeri, tante
patenti ritirate, ordinanze di ingiunzione adottate, 1170, 1230 sospensioni di patenti, 174 revoche, 5.233 veicoli mandati a rottamazione, di quelli depositati, vecchi, arnesi, che rischiano persino di inquinare i terreni. Se parliamo di... abbiamo gestito naturalmente la presenza dei migranti, anche se devo dire è inferiore agli altri anni. Lei ricorderà che abbiamo raggiunto picchi di quasi 3.000 presenze, oggi ne abbiamo 780 in 26 strutture, 15 addirittura abbiamo raggiunto, lo dico con un pizzico di orgoglio, l'obiettivo di avere 15 strutture con capienza inferiore ai 50 posti e soltanto 3 strutture superiori a 50 posti, quindi abbiamo piccole strutture che ospitano questi migranti, quindi non ci sono questi grossi centri dove restano ammassati, e sotto questo aspetto anche l'emergenza Covid si gestisce meglio, difatti sono stati appena lambiti dalla pandemia i centri di accoglienza, quando si temeva che potessero essere invece un ricettacolo di virus. Purtroppo la lotta alla criminalità organizzata continua ad impegnarci molto, per cui noi abbiamo adottato 29 interdittive tra dinieghi di iscrizione alle waitlist e provvedimenti interdittivi, e le comunicazioni antimafia, che sarebbero quelle, le cosiddette certificazioni per gli importi inferiori, ben 41 dinieghi. Quindi se li sommiamo parliamo di 70 provvedimenti interdittivi. Sono numeri insomma, ancora... È andata bene, però questo significa che l'infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia è ancora vivace, ma significa anche che noi non la strozziamo l'economia, perché è vero che abbiamo adottato 70 provvedimenti interdittivi, ma su 2.000 più 4, su 6.250 richieste, quindi insomma... Insomma, è un buon un ottimo bilancio. E quando uno sente parlare, dice la prefettura, è sempre qualche cosa di distanziato, rappresenta lo Stato, qualche cosa di freddo. Ma quando poi pensiamo a chi la rappresenta, come pensiamo a lei, allora ci si apre il cuore, dice vabbè, grazie. Ci sta lui che ci pensa. Tutto. Dunque, signor prefetto, come andrà Natale, fine d'anno? Il presidente De Luca ha detto così, che vuole rigore e responsabilità. Ecco, così la pensa pure quel direttore dell'ASL, dice io mi auguro la zona rossa, e ci ha preso perché penso che andremo in zona rossa. Ecco, non lo so come andrà, ma lei che ne pensa? Ma io, diciamo, il mio pensiero non vale molto. Naturalmente attendiamo di conoscere quali saranno gli eventuali provvedimenti governativi. Io il mio pensiero... Sì, dica. Però dico che occorre molto senso di responsabilità. Finora la Campania in generale, la provincia di Caserta, hanno risposto bene. Al di là di qualche eccesso nell'ultimo fine settimana, finora sembra che le persone abbiano capito la gravità del momento, e ciò nonostante noi, indipendentemente da quelli che saranno i provvedimenti governativi, ci siamo già riuniti in comitato e torneremo a riunirci domani per adottare alcuni correttivi, al netto e a prescindere da quelli che saranno i provvedimenti governativi di carattere nazionale, che eventualmente si sovrapporranno e li sostituiranno, però noi attueremo dei servizi speciali di controllo del territorio, ma proprio con pattuglie a piedi, nel prossimo fine settimana e nelle vigilie di Natale e di Capodanno. E poi sono d'accordo con i sindaci dei maggiori comuni, quelli dove si registra questo fenomeno della movida in maniera un po' più acuto, di adottare delle ordinanze specifiche che nei giorni di vigilia chiuderanno le attività di ristorazione, di bar, in maniera da evitare che soprattutto i ragazzi possano dar luogo a quella movida un po' eccessiva
che negli anni scorsi si poteva anche comprendere e guardare con un po' di simpatia, ma il discorso di affollarsi davanti ai bar con musica a tutto volume, e bicchieri in mano, e abbracci e baci, questo non è possibile. È un fenomeno che cercheremo di evitare al massimo. Certo. E ci stiamo attrezzando per questo qui in provincia di Caserta. È importantissimo proprio perché questi giovani sì, sono i più sacrificati, diciamo la verità, sì, perché loro sono abituati a uscire alle 11, mezzanotte, sì, di sera, ad uscire, magari tornare se si è fortunati che tornano a casa, ma in questo periodo il fatto che preoccupa, secondo me, non è tanto il Natale, è il fine d'anno, perché il fine d'anno sì, tutti quanti vogliono festeggiare, sì, sì, questo anno che anno bisesto, anno funesto, e questo c'è stato proprio, io sono scaravantica e non mi vergogno a dirlo, ma ci ha preso proprio in pieno, quindi più presto se ne va, quindi io capisco il desiderio, sì, di fare botti, di, sì, fare, sì, per questo... Però dottoressa, io colgo l'occasione anche per rivolgere un invito ai genitori, alle famiglie, perché purtroppo abbiamo dovuto constatare che i protagonisti di più frequenti assembramenti sono i giovanissimi, neanche i giovani, cioè 13, ragazzi 14 che hanno anni. 13, 14, 15 anni, 16 anni, non di più. È come se i più grandi avessero una maggiore responsabilità, certo, ma questi ragazzini che vediamo assembrarsi e delle volte anche, se non senza mascherina, abbassandosela, allora io rivolgo un invito alle famiglie, ai genitori in particolare, di fare opera educativa nei confronti di questi ragazzi, richiamando la loro attenzione sui rischi, perché nessuno è immune, anche un ragazzino il Covid se lo può prendere, e se lo può prendere bene, con effetti devastanti, non sia mai. Per cui stiamo attenti, facciamoli ragionare, cerchiamo di tenerli a casa in, certo, quei giorni particolari. Ci sono state tante vittime, sì, guardi, non si può. Anche giovani, purtroppo. Anche giovani, ma poi come vanno via senza un abbraccio, senza un'assistenza, sì, senza, è una cosa proprio tragica. Quindi, sì, più se ne va presto, triste, quest'anno, e meglio è. Dunque, lei spero che vada a casa. Insomma, ma diciamo, io sono, almeno stare in famiglia. Ma nei giorni comandati io sono. Però sono sempre presente, perché anche tra Natale e Capodanno ci riuniremo proprio per il, sì, discorso del tavolo di coordinamento per la riapertura, insomma, delle scuole. Insomma, lei è presente, presentissimo, sì, come al solito. Sì, sì, e sì. Mi raccomando, si dice sempre, non fate regali e poi all'ultimo si fanno. Non mangiamo e poi all'ultimo si mangia. Lei è goloso? Più che di dolci, mi piace la buona tavola, ecco, non i dolci in le particolare. Piace? La buona tavola. Ah, la buona tavola, allora no, perché mi ero documentata. Dice che lei è nativo di Bitonto, mi pare. No, di Bari. Di Bari, e ci sono, questi sono i dolci, vede se ho letto, sì, bene, le cartellate, è giusto? Sì. I calzoncelli, i mostaccioli, sì, quelli ce l'abbiamo, sì, pure noi, sì, e i sassarelli. Sì. Sì, esattamente. Non le piace niente di tutto questo? No, mi piacciono, cioè, però non faccio pazzie, ecco, più sul salato, vado più sul salato. Salato, sì, pure io. Allora, signor Prefetto, la ringrazio per tutto ciò che fa per questa terra, per tutto ciò che fa per noi. Io so che lei sta dalla mattina alla sera chiuso nell'ufficio, io la ringrazio di tutto. È sempre per me un onore riceverla, le aspetto presto, l'aspetto, e auguro per il prossimo anno che non è bisesto, e quindi siamo a posto. Grazie a lei dell'attenzione, grazie dell'opportunità lo che merita, mi ha dato. Lo merita. E veramente rivolgo un saluto a questo punto affettuoso a tutti i telespettatori, alla comunità casertana dell'intero territorio della provincia di Caserta, e auguri di vero cuore per voi e per le vostre famiglie. Che il futuro ci possa ridere. Grazie. Grazie, signor Prefetto. Grazie a voi.